Il corso di laurea in sociologia delle reti, dell'informazione e dell'innovazione che ho l'onore di presiedere è un corso di laurea magistrale che ha come principale obiettivo lo studio dell'impatto delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione sulle società contemporanee. Il corso è articolato in due percorsi formativi distinti, separati, alternativi, ma che possono essere liberamente scelti al secondo anno dai nostri studenti. Il primo percorso intende formare esperti e specialisti della comunicazione, in particolare la comunicazione pubblica, sociale ed istituzionale, social media manager, copy editor, consulenti ed esperti in grado di sostenere le nostre istituzioni nella definizione di piani di comunicazione efficaci ed integrati. Il secondo percorso, invece, intende formare esperti e specialisti nel mondo delle organizzazioni pubbliche e private, esperti di gestione delle risorse umane, manager in grado di garantire il benessere organizzativo. Questo corso di laurea è una matrice sociologica, l'unico nel Mezzogiorno d'Italia magistrale che abbia una base formativa di questo genere. Il nostro obiettivo, come detto, è quello di formare figure professionali altamente innovative. E siamo convinti che il mercato del lavoro nei prossimi anni richiederà in maniera importante figure di questo tipo. Per questa ragione, la scelta del nostro corso di laurea, riteniamo, sia strategica per la definizione di un percorso, formativo occupazionale importante e significativo. La scelta del corso di laurea magistrale M88 rappresenta un'occasione per approfondire i meccanismi di funzionamento della società contemporanea. Questo percorso di laurea mi ha consentito, soprattutto a me che vengo da una triennale in comunicazione, di approfondire aspetti di carattere sociale ed economico, acquisendo anche una serie di strumenti, sia di carattere teorico che empirico, che mi hanno permesso di muovermi fin da subito all'interno della ricerca sociale. Beh, perché scegliere la nostra laurea magistrale? Questa è sicuramente una domanda complessa e che non può trovare una risposta univoca per tutti. Quindi voglio porre una domanda inversa, ovvero perché non farlo? Perché non scegliere di continuare per molti dei miei colleghi un percorso già iniziato, che non è giunto al termine con la laurea triennale, ma è arrivato solo a un punto di svolta. E la nostra laurea magistrale ci permette di completarlo, di portarlo a termine a 360 gradi, offrendoci tra le altre cose uno dei piani di studio e di un'offerta formativa impeccabile, che riuscirà comunque ad arricchirci sotto ogni punto di vista. Coerentemente con gli studi intrapresi alla triennale in sociologia, ho scelto di proseguire il mio percorso accademico iscrivendomi al corso di laurea magistrale M88 e da pochissimo ho conseguito la laurea. Ho sempre visto la sociologia come una scienza delle connessioni, sia tra fenomeni, relazioni e manifestazioni sociali, sia tra insegnamenti e approcci affini. Infatti, il suo carattere poliedrico e multidisciplinare ha stimolato in me diversi interessi, soprattutto verso i new media e la comunicazione. Credo che l'intero corso di studi abbia degli elementi peculiari. Quelli che hanno maggiormente segnato la mia carriera accademica sono il corso Informazione e Gestione Risorse Umane, che ritengo altamente professionalizzante e che mi ha consentito di acquisire delle competenze nel settore. Il corso in Statistica Multivariata e Ricerca Valutativa, che mi ha permesso di muovermi all'interno delle analisi di mercato, approfondendo anche temi come i big data, che sono sempre più importanti all'interno della ricerca sociale e anche all'interno del mondo del lavoro. Sicuramente uno dei punti di forza della nostra offerta formativa sta nella possibilità che viene data a ogni studente di poter intraprendere il percorso che più gli si addice, anche in base alle proprie aspettative lavorative. Infatti, da una parte abbiamo un percorso volto alla gestione delle risorse umane, quindi incentrato alle politiche del lavoro, e dall'altro si punta alla creazione di esperti del mondo della comunicazione e nella gestione dei media. L'offerta formativa, che prevede, oltre al tirocinio, anche la partecipazione ad attività extracurriculari come laboratori di ricerca, mi ha permesso di mettermi in gioco e di esperire quanto di più pratico porti alla conoscenza.
In ambito occupazionale spero di poter mettere in pratica le conoscenze che so già che la nostra laurea magistrale mi potrà fornire e diventare un'esperta, una professionista nell'ambito della comunicazione e in particolar modo vorrei entrare nell'ambito della comunicazione politica, quindi delle relazioni istituzionali e dell'informazione. Vista la trasversalità del corso di laurea, credo che le competenze acquisite aprano a diverse opportunità di lavoro. Pensiamo alla ricerca sociale, ma anche ai servizi di tipo sociale, alla comunicazione di tipo pubblico o privato. Personalmente, l'occasione di svolgere un'attività di tirocinio all'interno di un ufficio di direzione risorse umane in un'azienda del territorio mi ha consentito di aprirmi a diverse posizioni anche in ambito HR. Quello che mi aspetto adesso è di poter mettere in pratica le mie conoscenze lavorando nel settore comunicazione a supporto di attività di digital marketing legate ai social network e all'editing di contenuti sia online che offline. Per un percorso universitario di successo, il mio consiglio ai nuovi studenti è quello di compiere una scelta coerente con i propri sogni e le proprie ambizioni.